compagnia di Giovanni Di Mundo, di Raviscanina, candidato sindaco per la lista Siamo Raviscanina. Un po' un gioco di parole per dire siamo e sì, amiamo Raviscanina. Ci spieghi, domanda d'obbligo, le ragioni per le quali lei si è candidato alla carica di sindaco? Beh, intanto saluto tutti. Le ragioni sono tante. Diciamo che questo è un progetto che io già mi sono portato dietro da tanti anni, ma è stato fortemente voluto dagli amici, dalla mia gente. Io sono una persona, sono stato sempre presente nel sociale, sono stato un po' vicino un po' a tutti quanti, sono stato vicino alla squadra di calcio di Raviscanina, e diciamo i giovani che si partecipava un pochettino a queste iniziative sportive, sociali, culturali, mi hanno sempre invogliato a dire: Presidente, mo che si va alle prossime elezioni, ti devi candidare perché noi ci vediamo in te per una serie di vari motivi. Ecco perché oggi mi sento abbastanza pronto per poter diciamo mettermi in competizione con gli amici dall'altra parte, con le altre due liste di Raviscanina, che tanto rispetto e anzi saluto sia l'amico Masiello che l'altro, ai mio cugino l'ingegnere Di Mundo. Okay. La lista è una lista civica oppure contrassegnata da qualche simbolo di partito? No, è una lista civica, non è contrassegnata, è una lista composta da 8 undicesimi, diciamo 8 amici che fondamentalmente non hanno mai vestito cariche politiche, sono nuove. Invece sono stato poi supportato da altri 3 che sono dell'attuale maggioranza, che è il vice sindaco, l'amico Corona Bruno, l'amico assessore Masiello Antonio e Giancarlo De Simone, consigliere di maggioranza. Se parliamo giustamente campagne elettorali, quindi consideriamo che adesso ci troviamo nel centro di Raviscanina e quindi lei sta parlando con la sua gente, punti cardini del suo programma, quindi spiegare il perché la gente deve votare. Ma i punti cardini del programma potrebbero essere tanti, però non posso stare qui anche per una ragione di tempo e poi sarei molto, molto, mi dilungo troppo e sono pesanti. Ma guardate, la prima cosa, capisco oggi stiamo attraversando un periodo, diciamo, negativo sotto il profilo del lavoro, dell'economia, eccetera, eccetera. Poi chi vi parla, il sottoscritto, in sostanza sa, perché io sono una persona, come tutti mi conoscono, che vengo un pochettino vengo dalla terra, quindi poi mi sono fatto, speriamo di poter fare ancora qualche cosa, e per me e per la mia gente, occupazione, lavoro, territorio, scuole, giovani, anziani, sono queste le cose che io vorrei fare per Raviscanina, per il nostro paese. Noi siamo tanti anni che purtroppo si parla del vecchio piano regolatore, del PUC, però ecco, vorrei tanto impegnarmi sulla realizzazione di aree sicuramente poi da dedicare alla produzione, all'artigianato, alle industrie, piccole e medie industrie. Sapete, il lavoro è qualche cosa che dà dignità all'uomo, alla base di una sana vita sociale deve esserci sempre il lavoro. Quindi non me ne vogliano quelli che hanno amministrato negli anni addietro, per carità, capisco che sono situazioni un pochettino particolari, però io credo che impegnarsi in una maniera fattiva, cercare di andare avanti, cercare di non lo so, in una maniera, qualcosa si può realizzare. Quali sono i punti fondamentali? Come ho detto prima, il lavoro, piano regolatore, scuole,
giovani. Noi purtroppo non abbiamo avuto quest'anno il pulmino, ma non è colpa dell'attuale sindaco, dell'attuale maggioranza. Ci sono stati dei presupposti perché non è potuto, non si è potuto per lo scuolabus. Cercheremo di trovare sicuramente partendo dallo scuolabus, perché guardate, una società che è proiettata ad andare avanti deve partire dai giovani, deve investire molto sui giovani, sulle scuole. Poi un'altra cosa ci tengo a dire, gli anziani, i giovani hanno le gambe solide, però l'anziano ha tanta esperienza. Ecco perché voglio stare un pochettino vicino agli anziani. In che modo? Facendo anche una gita fuori porta, dove il nonno magari porta il nipotino a fare una gita fuori porta, per così si sostengono un pochettino a vicenda gli uni con gli altri, e il nonno gli racconta qualche cosa di quello che era, e magari si può, fattivamente si potrebbe collaborare anche in questo modo. Un'altra cosa potrebbe essere la sezione boschiva. Noi abbiamo un patrimonio boschivo che è immenso, che da tanti anni non è stato tagliato, non ho capito perché. Si dice sempre che c'è un problema lì, il bosco può essere tagliato, c'è bisogno di un adeguamento del piano di taglio e tutto quanto. Però io credo che basta rivedere la cosa, si può fare, anche perché poi i proventi sono abbastanza, un pochettino mi sono lasciato un poco documentare da persone tecniche e qualificate, i proventi possono essere dedicati anche ad azioni culturalmente, potrebbero essere usati e impiegati sul territorio. Altra cosa potrebbe essere la scuola, sicuramente. C'è l'asilo nido, noi abbiamo una struttura nuova, antisismica, però è lì ferma ormai da 15 anni, non ho capito per quale motivo è ferma. È un progetto ambizioso, un bel progetto, non capisco per quale motivo possa sta ferma lì quando possiamo sistemarla e fare in modo che renderla vivibile anche così, in modo tale da, non so, i paesi limitrofi possono utilizzare quella struttura, magari facendo venire i propri bambini, coloro che lavorano, eccetera, eccetera. Vabbè, non mi voglio dilungare più di tanto. Un'ultima domanda, tre sono le liste alla Viscanina, perché gli elettori del suo paese dovrebbero votare la sua lista, dovrebbero votare lei, a parte la simpatia? La ringrazio molto per la simpatia. Perché devono votare me? Devono votare me perché io sono quello che loro hanno sempre chiesto, mi hanno sempre detto lo devi fare, eccomi qua. Sono una persona molto, molto, molto amata, molto stimata, e per questo io ve ne ringrazio molto, ringrazio tutta la Viscanina, ringrazio tutti la gente, tutta la mia gente, permettetemi di dirvelo. Poi sono il nuovo, riesco sicuramente, datemi la possibilità di provarci, vi ringrazio molto. Datemi un vostro consenso in modo che io possa mettermi alla prova, sperando quasi sicuramente di riuscirci.